Carla Boni vinse. Grazie. La Tilla al microfono, grazie. Allora, Carla Boni vinse nel 53 con un'altra bellissima canzone. Viale d'autunno. Viale d'autunno. Beh, per forza mi chiedono quella, perché la vittoria fu Viale d'autunno. Carla Boni. Grazie a Carla Boni. La nostra festa continua, perché i fratelli Filogamo, pensate, hanno la fama di essere longevi, a partire da Nunzio che ha 97 anni, ma abbiamo una meravigliosa sorella di 92 anni che si chiama Ignazia Michele. Benvenuta. Benvenuta. Ignazia, siete una famiglia meravigliosa, c'è un campione del mondo di sciabola, un fratello, un campione anche di medicina, che è un altro fratello, e il generale che è Nunzio, di tutta la famiglia. Lei mi diceva una cosa molto bella prima di Nunzio, che cosa invidia Nunzio? Tutto, perché il nostro, è come fosse il nostro padre, il nostro fratello, il nostro tutto. Ma soprattutto invidia la serenità. È tranquillo. Nunzio è tranquillo. È sereno, non ha eccitamenti, sta lì, aspetta la morte. No, aspetta la morte, ma ancora lontanissima la morte. Noi dobbiamo fare ancora tante puntate insieme per festeggiare Nunzio Filogamo insieme a tanti amici a casa. Lui deve stare con noi, perché è una parte della nostra vita, è una parte della storia d'Italia, suo fratello. Lei deve essere orgogliosa di questo. E io adesso voglio vedere un'altra cosa insieme con lei. Nunzio Filogamo ha passato la storia, Michele, per una trasmissione radiofonica che andava in onda nel 35 e nel 36, che si chiamava I Quattro Moschettieri. Sentiamo insieme, grazie al nostro Michele Penelope che manda il contributo, la sigla di questa trasmissione, in una trasmissione di Renzo Arbore che festeggiava i 60 anni della radio e che si chiamava Cari Amici. Sentiamo insieme e ricordiamo. Sì, e veniamo, diciamo che la trasmissione più importante della radio, proprio della radio italiana, moltissimi anni fa è stata, e non si può non parlarne, I Quattro Moschettieri. Ecco. Come il proverbio dice, fa per tre, siamo tre. Nunzio Filogamo. Filogamo, lei era l'amico Aramis dei Moschettieri. Che caratteristica aveva questo Aramis? È vero che aveva un R moscia che si rifaceva un po' forse a un famoso personaggio piemontese? Forse? Sì. Sì, questo Aramis. Pensate che addirittura l'Italia si fermava, perché questa trasmissione andava in onda all'ora di pranzo. Alle ore 13.30. Alle 13.30 l'Italia si bloccava per ascoltare I Quattro Moschettieri. Già, perché i ragazzi volevano sentire. Che bello. Io qui vicino ho un'altra amica, Delfina Fasano, una delle due mitiche gemelline del duo Fasano. Grazie. Delfina Fasano insieme con la sorella Dina fu la prima canzone del Festival di Sanremo. Sì. Prima canzone nel 1951. Esatto. Quanta emozione. Terribile. La canzone si chiamava Sorrentinella, me la può accennare? Non abbiamo basi, non abbiamo niente, no. Ce la dedichi. Sorrentinella, la tarantella, ballavi tu. Grazie, grazie, grazie Delfina.
noi vorremmo stare tantissimo, tantissimo tempo qui con i nostri amici, però abbiamo solo pochi...